Il nostro itinerario ha seguito la Ring Road in senso antiorario, con partenza dall'aeroporto di Keflavik ed arrivo a Reykjavik, per un totale di circa 2000 km. L'organizzazione tecnica del viaggio è di Impronte a Nord-Ovest, di cui trovate il link nella descrizione del video. Sono andato in Islanda per aiutare Carlo, mio amico di vecchia data, che guidava un gruppo di viaggiatori alla scoperta di questa stupenda isola. Dopo un breve briefing introduttivo, siamo partiti per uno stupendo viaggio nella terra del ghiaccio e del fuoco. Il primo incontro è stato con un gruppo di cavalli islandesi, stupendi animali allevati in purezza in Islanda da più di 1000 anni. Una veloce visita al faro di Staffnesviti, che dal 1925 sorge in un luogo solitario e silenzioso. Lvaneskirkja è una piccola e graziosa chiesa in pietra costruita nel 1887. Il ponte tra i due continenti nella penisola di Reykjanes unisce la placca tettonica eurasiatica a quella nordamericana. Gunnufer è un'area geotermale situata a ovest del villaggio di pescatori di Grindavik. Krisuvik è un'area geotermale che si trova lungo la costa meridionale della penisola di Reykjanes. È uno dei maggiori punti caldi del paese ed il suo paesaggio lunare è veramente suggestivo. Con un salto d'acqua di 65 metri, Selalandsfoss è senza dubbio una delle cascate più iconiche d'Islanda. La sua particolarità è che con un sentiero si può passare sotto la cascata stessa e farne il giro completo. Immersa nel paesaggio verde del sud dell'Islanda, offre il suo imponente spettacolo la cascata di Skógafoss, larga 25 metri ed alta 60. Sono quasi in cima. Mi hanno appena detto che sono 454 gradini. Le scogliere di Dyrlohe sono vertiginosamente a picco sul mare e nella zona occidentale arrivano ad un'altezza massima di 115 metri. Al suo interno è presente un gigantesco arco di lava nera che ha reso famoso questo posto. La sabbia nera, le onde ruggenti e le strutture di basalto della spiaggia di Reynisfjara sono tra le principali attrazioni della costa meridionale d'Islanda. È un posto dove fare molta attenzione perché alcuni turisti vi hanno perso la vita a causa delle grandi onde di risacca che li hanno trascinati in mare. Rimane comunque un luogo magico ed affascinante. Jökulsárlón è una laguna di origine glaciale che costeggia il parco nazionale del Vatnajökull. Le sue tranquille acque blu sono punteggiate di iceberg che si staccano dal vicino ghiacciaio. Con dei mezzi anfibi è possibile fare un'escursione tra le montagne di ghiaccio. La laguna è tra le meraviglie naturali d'Islanda. Trasporta il visitatore in una dimensione surreale, dove i sensi si espandono ben oltre la fisicità. Ci si ritrova circondati da pura magia, sogno e pace. Il
terzo giorno l'Islanda ci ha dato prova della sua famosa natura selvaggia, sferzandoci con pioggia e vento gelido, tanto che abbiamo dovuto abbandonare l'idea di vedere la zona di Stockness. A Skutafoss non ci siamo arresi ed abbiamo affrontato il breve cammino per raggiungere la cascata, ma qualcuno è stato ancora più intraprendente e si è tuffato in acqua, e qua non ci sono sorgenti termali. Altra camminata per altre cascate. Qui l'acqua è ovunque. Qui bisogna passare richiudendo il cancello per non far scappare le pecore. Purtroppo, dopo tanto cammino, salita, pioggia e vento, abbiamo trovato Engifoss avvolta dalla nebbia. Quindi ve la mostro utilizzando una foto scaricata dal web. Il quarto giorno la situazione è peggiorata, la temperatura è scesa parecchio e la pioggia ha continuato a scendere incessante. Questa sarebbe l'estate islandese. Hanno detto vai, quest'estate che si sta bene, 6 gradi, sono bagnato da nulla, guarda qua. Dettifoss è la maggiore cascata d'Europa, con 45 metri di altezza e 100 metri di larghezza, ed una portata che raggiunge 400 metri cubi al secondo. Finalmente un giorno senza pioggia che ci ha permesso di vedere tranquillamente la cascata di Godafoss, che significa cascata degli dei. Si narra infatti che gli antichi abitanti dell'isola la considerassero sacra, poiché nei tre getti principali vedevano rappresentata la sacra triade, Odino, Thor e Freyr. Durante uno dei numerosi trasferimenti abbiamo avuto la fortuna di imbatterci in una sfuggente volpe artica. Altro cancello da pecore che va chiuso. Aldeyjarfoss è una cascata molto isolata situata negli altopiani d'Islanda. Una delle caratteristiche principali di questa cascata è il contrasto fra le colonne di basalto nero e l'acqua bianca proveniente dai ghiacciai. Una buona notizia è che in Islanda, se avete bisogno del bagno, non avete di che preoccuparvi. Si trovano in ogni posto, anche nei luoghi più isolati come questo. Quirish è un luogo incredibile, una solfatara compresa nell'area geotermale del Krafla, dove le temperature del sottosuolo sono altissime. I fanghi e il vapore possono raggiungere la temperatura di 100 gradi centigradi.
è difficile. Molto difficile. Però è caldo, lo sai. Sta proprio bene. Lo, se lo dice il capo. Krafla è una caldera di un vulcano di circa 10 km di diametro, dove bisogna fare attenzione a non camminare sul terreno di colore chiaro, che è potenzialmente molto caldo e di composizione acida. La giornata si è conclusa con il sole al lago Mivatna, un luogo speciale dove durante le due notti successive abbiamo fotografato le aurore boreali che avete visto all'inizio di questo video. Un gigantesco mezzo anfibio, 100 km attraverso un deserto di lava e guadi di fiumi per raggiungere il lago Viti e Oshkiwa. Water is coming inside. Un campeggio sulla luna. Accompagnati da una guida islandese, stiamo camminando verso il lago Oshkiwa e il cratere Viti, che sono a loro volta situati in un enorme cratere di circa 50 km quadrati, formatosi durante un'eruzione preistorica. In alcune zone del lago Oshkiwa sgorgano delle sorgenti termali che portano l'acqua fino a 60 gradi centigradi. La mattina del settimo giorno ci siamo fermati nella cittadina di Akureyri, chiamata anche capitale dell'Islanda del Nord. Una cosa curiosa, la luce dei semafori è a forma di cuore. Hvítserkur è un faraglione di origine basaltica sulla costa orientale della penisola di Patnes, nel nord dell'Islanda. Il nome deriva dal colore del guano degli uccelli che nidificano numerosi sulla formazione rocciosa. Lo sperone è alto circa 15 metri e i due fori alla base gli conferiscono l'aspetto di un drago che si abbevera. Gullfoss è una delle più note cascate dell'Islanda sud-occidentale, soprannominata spesso la regina di tutte le cascate islandesi, per la teatralità, la bellezza e i giochi di luce del suo doppio salto. Il nostro viaggio giunge purtroppo al termine. Non poteva mancare lo spettacolo del geyser Strokkur, una vista al parco Thingvellir ed un giro nella graziosa capitale Reykjavik.
Nonostante la pioggia ed il freddo, mi sono innamorato di questa terra selvaggia, tanto che poco prima di andare in aeroporto mi sono fatto tatuare il Vegvisir, un antico talismano scandinavo di protezione. Grazie natura, grazie Islanda e soprattutto grazie al mio amico Carlo, che mi ha dato la possibilità di fare questo viaggio indimenticabile.